La persona che hai davanti è stata giovane, ha avuto un lavoro, costruito una famiglia, ha comprato casa, ha amato, ha vissuto la sua storia e ora è una persona fragile. I suoi familiari hanno scelto proprio te per prendersi cura del loro caro come farebbero loro. Ricordati che la persona che aiuti ha bisogno di parlare con qualcuno che gli mostri interesse per ciò che dice. Ha bisogno di un sorriso, forse anche di una carezza. Osservala, ascoltala, aiutala con discrezione. Valorizza il suo quotidiano con un buon cibo, un caffè, una passeggiata, una bella chiacchierata. Ci possono essere momenti in cui anche tu ti senti nervosa o insoddisfatta, sotto pressione, ma cerca di non esprimere nella relazione quello che senti. Ricordati invece di prenderti dei momenti di cura per te stessa e per riflettere su ciò che sta accadendo anche dentro di te. Il tuo lavoro è importante, perché anche da questo dipende la qualità della vita della persona che assisti.